Ciao Bagai! Allora, vi è piaciuto il piccolo scherzetto dell'ultima volta, eh? Che vi ho portato il mio secondo account che è diventato TH12 nel frattempo e vi ho fatto credere che siamo stati promossi in campione e invece era soltanto l'Accademia che era stata promossa in Lane Master. Comunque è una cosa carina anche quella, dai. Siamo riusciti a fare una buona prestazione, poi una buona quantità di stelle anche da parte mia con il mio secondo account. Non male, dai, anche se le basi erano facili, dai. Oggi torniamo invece sul mio villaggio principale e voglio farvi vedere che sono arrivato al punto che ho finito di maxare praticamente tutto. Mi mancano solo tre pezzettini di mura che faremo oggi insieme e poi voglio fare anche due livelli di sorvegliante. Ho un martello da parte, mi sono preso con le mie medaglie della CVL. Ho 11 milioni e passa da parte, per cui posso fare ancora un livello totalmente intero e poi lo manderemo in ferie per 7 giorni. Purtroppo non ho un libro da poter utilizzare per poterlo subito riavere al servizio, però vabbè, aspetteremo. D'altronde, se dobbiamo aspettare i tempi che hanno messo i 7 giorni, in 7 giorni, ci adatteremo anche a questo. Che dobbiamo fare? Facciamo i nostri bravi murettini. Allora, prima facciamo un muro con l'oro, poi ne facciamo un secondo con l'oro, allarghiamo anche la visione. Per l'ultimo siamo rimasti con 2 milioni e mezzo, ma abbiamo 5 anelli delle mura che io sfrutto comodamente. Voilà! Tutte le mura maxate. Vedete? L'unico miglioramento da fare è il gran sorvegliante. A questo punto, gran sorvegliante, mettiamoti a posto. Prima col martello e ti portiamo al livello 36 e poi ti mettiamo in miglioramento con 10 milioni e 2 ancora e cerchiamo di portarti al livello 37. Tre livelli alla fine anche del sorvegliante e poi abbiamo fatto tutti i nuovi aggiornamenti per quanto riguarda l'aggiornamento che c'è stato a giugno. Non male come cosa, dai. Allora, dopo aver fatto le mura e due livelli del sorvegliante, direi di dare anche una guardatina a quanto sto combinando invece col villaggio secondario, villaggio notturno o come volete chiamarlo. Direi che i progressi sono stati abbastanza importanti dall'ultima volta che l'avevo portato. È diventato, come vedete, un BH8. Ho fatto il multimortaio a livello 8. Ho la Mega Tesla ancora a livello 3, purtroppo, però il cannone gigante è già a livello 8 anche lui. La bomba contraerea sono tutte e due a livello 8, compresi gli spaccatutto. Tanti progressi li sto facendo piano piano. Però sono ancora un po' lontanino da arrivare a fare il BH9 e anche a sbloccare 8 e tutte le sue cose che sono necessarie fare appunto per sbloccarlo. Detto questo, con la nuova difesa, ovvero ve la faccio vedere da qua, che si chiama Sputalava, ho qualche problemino e non riesco a affrontarla al meglio quando mi capita contro. Io di solito faccio queste truppe, vi faccio anche vedere un attacco sperando di riuscire a fare qualcosa di carino. Ecco, io di solito attacco con due gruppi di giganti, due gruppi di cannoni, un gruppo di barbari e un gruppo di bombaroli. Questo per fortuna non ha lo sputalava contro di me, cui magari dovrei riuscire a combinare qualcosa di interessante. Speriamo. Allora, io l'attaccherei da questo lato qua. Proviamo. Allora, caliamo un gigantino, due bombaroli a distruggere un pochettino di mura e indirizzare meglio le mie truppe. Ancora qualche barbarino, iniziamo a mettere qualche cannone, mettiamo anche il nostro macchinario, mettiamo ancora qualche gigante, mettiamo un bombarolo dietro. Il macchinario ormai è andato a farsi un giro come non era mia intenzione, ma va bene, vedremo di riuscire comunque ad attaccare decentemente, si spera. Tanto Dust mi sta distruggendo casa, sta facendo un disastro, speriamo che
di riuscire comunque a fare qualcosa di interessante e non essere troppo distratto. Ok, 55% fatto. Cerchiamo di guadagnare ancora un po' di percentuale. Facciamo questo. Facciamo questo ancora. Vediamo se basta. 64%. Basterà per vincere? Sì, vittoria. Vediamo un po'. Niente sputalava. E allora proseguiamo con il mio stile di attacco solito. Direi che possiamo provare a far fuori questi tre miniere, estrattori e quant'altro con i barbarini che mi sono avanzati. No, non sono riuscito a distruggere tutto. 66%. Anche questo è bastato, dai. Vediamo se riusciamo anche a fare un terzo attacco. Sputalava contro? Sì, ce lo sputalava contro, eccoci qua. Come affrontare al meglio questa situazione? Io direi di provare a cambiare le truppe a questo punto. Mettiamo sgherri. Mettiamo mongolfiere. Mettiamo ancora mongolfiere. E direi ancora mongolfiere. Io farei così. Allora, qualche sgherrino qua e qualche sgherrino da questa parte di qua. Mettiamo il macchinario qua nel mezzo, che però vuol fare giro, va bene lo stesso. Mettiamo qualche mongolfiera, iniziamo a cararle e speriamo di riuscire a combinare qualcosa. Tutta lava ormai sta facendo danni praticamente solo al mio macchinario, e questo è l'obiettivo quando utilizzo le truppe aeree. Non voglio rischiare che le truppe camminino sulla lava e si prendano danni inutilmente. Riuscirò a fare un po' di percentuale? Io non so affrontarlo questi villaggi qua, per cui ho voluto portarvi un po' anche qualche attacco con il VH, giusto per chiedere a voi qualche consiglio. Qua sono riuscito, forse arrivo, riuscirò a fare il 50% probabilmente, ma non riesco ad andare oltre. Ecco qua, il 52% l'abbiamo fatto e gli ultimi due sgherrini li mettiamo ancora qua. 54. Non è andato proprio come mi aspettavo, ma d'altronde con lo sputalava, ve l'ho detto, non sono capace. Vediamo, questo non ce l'ha lo sputalava contro, quindi rimettiamo le nostre truppe solite. E gli ultimi due barbarini mi sa che anche se li utilizzo non posso combinarci molto. Proviamo a vedere se riusciamo a distruggere qualcosina ancora. 62, dai. Li ho messi anche nel punto giusto. Vediamo se riusciamo a vincere. 62. È bastato. Andiamo giusto per vedere se incontriamo ancora uno sputalava contro. Eccolo qua. Un villaggio che non so affrontare mai. Allora, proviamo con le truppe di terra che di solito utilizzo, che con i cannoni eccetera, con lo sputalava ci passano sopra, mi esplodono subito di solito. Ok, siamo riusciti ad arrivare rapidamente abbastanza in mezzo. Mettiamo l'ultimo cannone. Mettiamo qualche barbarino qua.
aspettiamo qualche barbarino ancora che magari va a prendere il municipio, si spera. Ma vanno a aiutare i giganti, sono distratti da altri tutto in giro. Uno lo metto qua sicuro. Ok, 55, 56. Mettiamoli tutti e tre qua. E vediamo di distruggere anche questi due estrattori qua. Ce la facciamo? No, uno ce l'abbiamo fatto, tutte e due no. Io di solito provo ad attaccare così. Stavolta mi è andata bene. Voi come provate ad affrontare villaggi che hanno uno sputalava contro? Sia che li avete voi stessi, che l'avete già il BH9, che non lo avete. Che truppe preferite utilizzare? Datemi qualche consiglio, perché di solito ci metto un po' a riuscire a battere questi tipi di villaggi. Buona, direi che vi ho mostrato un po' tutti i progressi che abbiamo fatto qua con il mio villaggio principale. Direi che sono a buon punto sia con il villaggio principale che con il villaggio secondario. Vi mostro anche giusto il risultato finale della CVL, visto che vi ho preso in giro l'altro giorno. Siamo arrivati secondi, come al solito, con il mio clan principale non riusciamo a sfondare mai la quota della prima classificata e così a essere promossi in campione 3. Ci manca quel guizzo in più. E vabbè, fa niente, prima o poi ci riusciremo. Niente. Spero che anche questo video vi possa essere stato di gradimento. Come al solito, io vi chiedo qualche like e qualche condivisione con i vostri amici se possibile. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video, ok? Bye bye!